Cappellino, un viaggio attraverso la rabbia. In una giungla lontana vive Andy l'elefante, grande e grigio, con enormi orecchie che ondeggiano al vento. Un giorno, mentre gioca, inciampa su Lino il topolino, piccolo e veloce. Lino grida, arrabbiato per essere stato calpestato. Andy si scusa, ma questo non fece sentire meglio il topolino. «Perché non guardi dove vai?» disse Lino. E Andy rispose, «Stavo camminando distrattamente e non ti ho visto. Prometto che farò più attenzione la prossima volta». Il topolino Lino, ancora imbronciato, per far passare la rabbia decise di utilizzare la tecnica che gli aveva insegnato la vecchia tartaruga del deserto, contare fino a 10. 8, 9, 10. Lino si avvicinò all'elefante e gli disse, «Andy, scusami anche tu, sono stato sgarbato, soltanto quando la rabbia svanisce mi rendo conto di ciò che dico». Andy comprese ciò che Lino stava provando e accettò le scuse. A volte la rabbia gioca brutti scherzi. Alla fine Andy e Lino ripresero a camminare insieme sul sentiero e si diressero verso il prato dei giochi dove si divertirono fino al tramonto, ridendo e scherzando. Ti è piaciuta la storia? Lascia un like e condividi! Ci vediamo alla prossima avventura di Cuoca e i suoi amici!